Bleacher Report, The Ringer, Stephen Smith, Kendrick Perkins, beh oddio, non che conti il suo parere, ma vabbè. Svariati canali YouTube e giornalisti nel mondo, compresi i compaesani Chinellato, Piasentini, Pratesi, Fumagalli, Mamoli e company, circa un mese fa hanno dato Washington come assoluta vincitrice nella trade Rockets-Wizards-Wall-Westbrook. Persino i super esperti come me e quelli di NBA Week lo sostenevano, Si è sempre detto che Bill fosse una superstar meno ball dominant, capace di adattarsi meglio al gioco di Westbrook, più di quanto possa fare Wall col gioco di Harden. Si è detto che con il barba qualsiasi altra stella giocherebbe male. Si è detto che Westbrook avesse bisogno di un ambiente meno pesante e più salutare, come quello degli Wizards. Ma allora, dopo lo 0-5 iniziale, peraltro contro squadre tutt'altro che irresistibili, Philadelphia, due volte Orlando e due volte Chicago, dopo 4 triple doppie su 4 partite di Westbrook, dopo che Bill è a 31.2 di media, Thomas Bryant a 17.2, dopo il rientro di Rui Hachimura, esattamente, cos'è che non sta funzionando in quel di Washington? I sorrisi di Westbrook nei primi allenamenti, la magia del primo impatto sembra scomparsa improvvisamente. Dopo lo 0-4, le immagini di Westbrook inconsolabile in panchina hanno fatto il giro del mondo. Dopo lo 0-5 è il turno di Bill, che dopo aver perso la palla del più 1 a 14 secondi dalla fine, si fa riprendere, mani sulle ginocchia in un crollo emotivo mica male, come a dire «Ma perché non ne va bene una?» Caro Bradley, i risultati, come sempre, non sono frutto di casualità e secondo me il giovane Rui Hachimura ci ha proprio preso in pieno. It was obviously defense. They were doing whatever they want. La causa della sconfitta è chiaramente la difesa. Stavano facendo quello che volevano. Caro Russ, caro Bill, esisterebbe anche la difesa. Una difesa completamente sfasata, completamente disfunzionale. Spesso si parla di attacchi disfunzionali su questi canali ed in generale su tutti i siti di appassionati di informazione sportiva. Ed invece, nel caso di Washington, è la difesa ad essere disfunzionale. Ma come diceva sempre un vecchio saggio, gli attacchi vendono i biglietti, le difese vincono i campionati. Una difesa che concede più di 122 punti per partita, tra gli ultimi posti sia per palle rubate che per stoppate. Ma quello che balza all'occhio è il numero di falli per partita, 26.4. Difendono malissimo eppure sono la squadra che commette più falli all'interno dell'intera Lega, e nemmeno di poco. È come se loro provassero ad essere aggressivi, ma lo facessero in un modo completamente disorganizzato. E l'emblema di ciò che dico sta nelle statistiche dei lunghi di riserva. Robin Lopez, 3 falli di media in 14 minuti. Mo Wagner, 3.5 falli di media in 6 minuti e mezzo di impiego. Ed il titolare, Thomas Bryant, viaggia a 4 falli di media partita. E quindi? È un problema di qualità dei lunghi? Certo, non sono dei lunghi eccellenti, ma non si può dire che non siano lunghi difensivi o lunghi non propensi a farsi il mazzo. Secondo me, e ditemi voi cosa ne pensate, l'enorme numero di falli dei lunghi Wizards è causato dalla scarsa predisposizione delle guardie a difendere. Westbrook e Bill, pur avendo il fisico e le gambe per essere due grandissimi difensori, si fanno saltare troppo facilmente, per non parlare di Ish Smith e Raul Neto. I lunghi vanno in copertura e ruotano sempre contro giocatori lanciati, esponendosi costantemente a falli in situazioni di tiro o comunque a situazioni di inferiorità numerica. Da qui, squadra che commette più falli, che concede più liberi, 32 a partita. E concedere 32 liberi a partita vuol dire, facendo una media, almeno subire 25 punti facile, tanto per cominciare. Questa è la prima azione della partita di ieri contro i Chicago Bulls. Blocco di Wendell Carter Jr. per Kobe White e Bill che non comunica. Bryant legge di dover andare in aiuto ad un Bill in ritardissimo su Kobe White. Tripla di Carter Jr. con 3 metri di spazio. Sempre nel primo quarto, altra miscommunication tra Schmidt
e Bryant, che non sa se cambiare o seguire, ed alla fine altro tiro facile. E di situazioni del genere ce ne sono state almeno una decina. Ora, però, ci aggiungo anche le mie di considerazioni, meno tecniche e più frutto di esperienze vissute in primissima persona sul campo. Se i Wizards vogliono risollevarsi, ciò che non devono fare è guardarsi scoraggiati, esattamente come hanno fatto al termine della gara di questa notte. Sembra retorica, sembra facile, sembra un discorso campato per aria, ed invece è proprio questo. Il resto, da qui in poi, lo farà lo spirito, l'unità di intenti, la capacità di tornare ad essere squadra insieme e sicuramente un po' di organizzazione difensiva in più, elemento imprescindibile se si vuole ambire ad altri traguardi. Ditemi cosa ne pensate, fatemi capire se il video vi è piaciuto con un bel like e per favore, Wizards, vincetene una. Ho fatto il video karma apposta.